Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. E sì, oggi ho deciso di vloggare perché è una giornata in cui sono un po' agitata. Io e Riccardo abbiamo atteso la giornata di domani veramente come fosse aria, appunto perché avrò l'esame domani della morfologica. Per chi non sa di cosa si tratta, è un esame in cui guardano appunto che stia bene, che la crescita vada bene, gli organi e, se Dio vuole, anche il sesso. Quindi abbiamo atteso veramente questo 16 ottobre come fosse veramente aria. E quindi non ci sembra vero che sia già domani. Quindi, visto che non so se riuscirò a vloggare domani, ovviamente se riuscirò lo farò, però in caso non dovessi riuscire, ho preferito vloggare anche oggi per avere comunque un ricordo, ecco, di questa emozione e soprattutto di condividerla con voi. Oggi giornata parenti, quindi quando uscirà Federico da scuola andremo da mia nonna, quindi la bisnonna per Federico, e con i miei genitori. Quindi Fede vedrà anche i nonni, lui è felicissimo, lui li adora veramente, quindi sono tanto contenta anch'io di vederli. E quindi devo assolutamente sistemare tutta casa prima di uscire, perché voglio che sia tutto a posto, che così anche quando Ricky torna trova tutta la casina a posto. E niente, quindi questo è quanto. Dopo vi devo anche mostrare una cosina che sicuramente ci tengo a condividere insieme a voi. E bando alle ciance, ora mi vado a spicciare e ci vediamo dopo. Ok, questo letto ha bisogno di una sistemata, quindi pronti? Decisamente meglio. Ma anche in casa vostra sembra sempre che è scoppiata la terza guerra mondiale, di prima mattina. Vabbè, anche qua ci vuole un tocco di magia. Molto meglio. Bene, magari fosse così semplice. Vado a finire il resto della casa, che è meglio. Prima di finire mi bevo un succo di frutta. Mi è preso un po' di voglia di zucchero. Volevo farmi un caffè in realtà, però il caffè non è il massimo in gravidanza, quindi una pausa dolce ci sta. Anche perché adesso che ci penso, stamattina non ho fatto il latte perché era finito, ho fatto il tè, forse per quello che ho un po' di fame, voglia di. È stata una colazione meno nutriente stamattina. Comunque, devo ancora fare qualcosa. Devo passare l'aspirapolvere, lavare a terra, lavare i piatti con cucina. Dopo voglio controllare l'orario dell'esame di domani perché non me lo ricordo. Mi pare sia al mattino alle 9. Però non mi ricordo se 9 o 9 e mezza, quindi dopo vado a controllare. Sparito il mio rossetto preferito. Tutto fatto, la casa è sistemata, io mi sono aggiustata anche perché sto per andare a prendere Fede a scuola e poi poco dopo andremo via, andremo da mia nonna come vi ho accennato prima. Però prima di andare volevo mostrarvi appunto la cosa di cui parlavo all'inizio video. Niente di che, però sapete che mi piace tenervi aggiornate, appunto mi emoziona, ecco, guarda, anche Ricky quando guarda dice ok. Ora mi sto rendendo conto realmente. Quindi lo mostro anche a voi. Siete pronte? Ecco qua. Questo è il passeggino. Ovviamente è un trio, quindi qua vedete solo la navicella, però c'è l'ovetto, c'è il passeggino. Quello l'abbiamo lasciato imballato in. Questo non c'entra niente, questo l'ho comprato l'altro giorno, ve l'ho anche postato su Instagram, c'era anche il ciucciotto in regalo, quindi se anche voi siete in dolce attesa, comunque
avete bimbi piccoli, qui regalano anche un ciuccio. Se trovo la pubblicità ve lo faccio vedere, ma non lo trovo. Vabbè, sempre così. Comunque c'è un ciuccio dell'Avent in omaggio, di diversi colori anche. E niente, comunque, a parte questo e a parte gli squishy che Federico mi nasconde qui nel taschino, a Fede piace un sacco questo taschino. Tra l'altro, voglio poi personalizzarlo, nel senso che se scopriamo appunto che è un maschietto, pensavo di prendere un orsacchiotto maschio e applicarlo qua, magari con quella tecnica col ferro da stiro, sapete, non adesivo, proprio col ferro che rimanga. Se è femminuccia, un'orsacchiottina femmina. E quindi, insomma, comunque, a parte lo squishy che Fede mette lì a fare nanna, questo è il passeggino. Vabbè, dentro qua c'è il kit per la pioggia e tutti i vari pezzi che ci serviranno poi. E niente, questo è quanto. E questa è la borsa, è tutto della Cam. E niente, mi attiverò nei prossimi giorni per appunto sfoderarlo tutto, perché tanto si può togliere tutto. Anche qua c'è proprio i bottoni che si possono staccare e si toglie tutto e si lava. Quindi farò un lavaggio con il Napisan di questo, della fodera, della parte sopra, della borsa, e sfodererò anche il l'ovetto. Quindi mi aspetta un bel lavoro in maniera che poi più avanti sia tutto pronto in celofanato, solo da tirar fuori e pronto tutto per il suo arrivo, ecco. Amore, un bacio.